Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video è un po' estemporaneo, vi parlo di un videogioco che si chiama Farming World, che ho comprato qualche mesetto fa in un bundle di giochi di simulazione. È un gioco non particolarmente esaltante, cioè non è brutto, è molto carino. Solo che dopo un po' diventa un po' noioso e come grafica non è neanche un granché. Allora, innanzitutto bisogna acquistare un terreno. Io solitamente prendo questo piccolo, lo compro, ma lo farei anche un po' più grande. Così. Sì. No. Forse no. Allora, vi devo dire una cosa. Vabbè, adesso ho messo facile. Però una delle cose più OP in questo gioco è l'allevamento. Cioè, se tu inizi a fare allevamento, se diventi ricco. Relativi ad animali, allora, recinto per animali medi, medio. Non andiamo prima con gli animali piccoli. È meglio perché gli piccoli animali, grande. Ce li ho già anche, forse. Già sbloccati? Ah, perché è facile. Vabbè, se è facile, già sbloccati tutti, tipo. Però, se noi prendiamo questo, piazziamo questo. Cioè, adesso vedrete la ricchezza come arriva in un modo spropositato. Allora, acquista animali per questo recinto. Noi dobbiamo sbloccare. Io metterei i polli, che sono i più convenienti all'inizio. E li acquistiamo. 4000 per riempire questo. Mettiamo l'automangime. E già che ci siamo, compriamo anche un pezzo di terra. Ma sì, acquistiamo. Fin tanto che abbiamo un po'. Poco di soldi, io farei un auto irrigazione, aratura, affittiamo l'aratro, si può aumentare la velocità con i pulsantini. A questo punto dobbiamo mettere il fertilizzante. Io solitamente vado sul biologico, anche se funziona meno bene. E bisogna affittare uno span di fertilizzante. Quindi rimettiamo avanti. Fertilizzante che va, fertilizzante che va. Mettiamo in pausa. A questo punto semina pianta. Questo è un po' un casino perché solitamente conviene chiedere consiglio a Elroy, perché sì, costa 500, ma almeno uno sa che cosa conviene piantare. Si dice, ehi attento, guarda che qua non è un granché. Qua ti fa vedere la stellina dicendo ti consiglio questo, non ti consiglio questo. Ecco, tipo carote, sì. Dice, totalmente preferibile, anche l'avena. Fa un po' freddo per l'avena, ma dice sì. Allora noi andiamo di avena e acquistiamo l'avena, dai. E affittiamo una trapiantatrice base e iniziamo a seminare sul nostro piccolo campicello. Tanto, ecco noi, infatti, pannelli informativi, via, per favore. A sto punto, niente, si aspetta. E mandiamo magari più avanti. Così. Vedete che passano i giorni veloci a sto giro. Poi c'è anche tutto il meteo. Ci sono un sacco di edifici. Qua ci sono i silos per immagazzinare. Qua ci sono dei magazzini. Qua c'è il garage, insomma. C'è il mercato del cibo. Oh, ecco qua. Bisogna usare il pesticida qua per a un certo punto della crescita.
evitare che di perdere buona parte del raccolto. Quindi andiamo così, lo vediamo giusto in azione. Quelli forse sono già stati attaccati. No, no, sono quelli che stanno crescendo. La fattoria è ok, abbiamo speso 20.000, però. Vedete che i soldi pian piano stanno scendendo. Perché abbiamo messo l'autoirrigazione qua e l'automangime là. Però i polletti ci stanno dando delle uova nel frattempo. Eh sì. E poi il tosto dei polletti è che, avendo i soldi, noi non so se abbiamo i soldi per un... Ma io sbaglio sempre, bisogna andare qua. Centro agricolo. Edifici. Trattamento, tipo, stabilimenti produttivi. Ecco, se c'è un mattatoio piccolo. Può fare anche i polli, no? Il piccolo sì. 5 stelle ce le abbiamo. E 4.500. Acquistiamo il mattatoio piccolo. E lo andiamo a mettere qua, vabbè, dai. Va bene. Io andrei da... Come? Pollo? Non abbiamo polli. Ah, perché questi stanno ancora crescendo. Sì, infatti sono cuccioli, quindi non possono essere trattati. Ma quando saranno grandi, li manderemo là al macello e... Faremo un botto di soldi! Faremo un botto di soldi! Tu il denaro sei sceso sotto 5.000 ed è un piccolo problema. Però adesso appena iniziamo a vendere i polli qua... Sono cuccioli, giorni 2, 1. Ok, adesso possiamo impostare la produzione. Oh, odio che la rotellina non la pigli. Pollo, carne di pollo e vai. Qua dobbiamo pesticizzare, no? Ci sarà poi da raccogliere. Germinazione, giorni 0. Ah, fioritura. Poi matura e poi da raccogliere, eccetera, eccetera. Poi c'è troppo matura. Oddio, oh, qua. In fase di fioritura bisogna poi mettere... il... pesticida. Affittiamo di nuovo questo, spenderemo un sacco di soldi. Siamo al limite, al limite. Però vi faremo vedere come, vendendo il cibo, i polli, sarà subito tutta un'altra cosa. Allora, adesso... Nel mercato dovremmo avere la carne di pollo. Infatti abbiamo delle uova di pollo che io venderei tutte, ma non è che ci facciamo tanto con le uova, 176 euro. Ma la carne di pollo, cioè neanche una tonnellata, neanche 100, neanche un quintale, e guadagniamo 6.140 euro. Si è rotta la... Quando capita così vuol dire che si è rotta la recinzione. Uno deve riparare la recinzione. Via. Per fortuna mette in pausa in automatico, così non c'è il rischio che scappino gli animali. Perché altrimenti con la recinzione rotta, se uno se ne frega, gli animali scappano e dopo un po' non ce l'hai più. E quindi sono un po'... La tua fattoria è ok, anche perché abbiamo più di 5.000. Solitamente inizia a far grande quando hai meno di 5.000. Perdi se finisci senza soldi. Il che, facendo le coltivazioni normali, non è troppo difficile. Anche, no, in modalità facile no. Però in modalità media, normale, è abbastanza facile. Cioè, abbastanza fattibile. E quindi, allora, 47%, qua bisogna aspettare che sia raccolto tutto, cioè che sia maturo tutto prima di... raccoglierlo. 93, 100. E adesso
Si ferma e dice: puoi raccogliere. Allora affittiamo questo. Anche perché non abbiamo 12.000 per. Ci dà delle stelline, una stellina con cui possiamo risolvere quella roba là. Nel frattempo, io andrei al mercato e. Ragazzi, 0,2 28.000. 28.000. Vi rendete conto? Questo infatti è visto un po' male come cosa, cioè è un po' una cavolata. È un po' una cavolata. Altra cosa che secondo me è un po' buggata. Ah, anche questi quegli edifici là creano delle stelline ogni tanto. No, questi forse i mattatoi. Quelli di produzione. Ma se voi fate un sacco di campi piccolissimi, ogni volta che, per ogni campo che raccogliete vi dà una stellina, non per ogni tot quadretti. Che secondo me è una cosa molto sbagliata, perché alla fin fine. Uno potrebbe farmare stelline a caso proprio, no? Ah, qua potrei piantare di nuovo. Potremmo mettere che cosa? Chiediamo di nuovo il consiglio a lui. Tanto tra un po' diventeremo straricchissimi. Ma proprio ricchi. Oh, odio il fatto che con la rotellina non succeda un Kaiser. Ave, o posso piantare di nuovo l'avena? Ma va bene allora. Ah, qualità stimata 17. 100%. Andiamo di carote allora, dai. Andiamo di carote. 140 euro. Prendiamo questo, quanto costa se no comprarla? 10.000. No, vabbè, per ora affittiamo ancora. Cos'è che volevo fare? Mi sono perso. Ah, sì, dobbiamo vendere anche l'avena che abbiamo fabbricato. Cioè, tutta quell'avena che abbiamo prodotto dopo aver aspettato tutto quel tempo, 13.000. 2,7 tonnellate, mentre il pollo, spendendo praticamente niente, ci fa un fracco di soldi. Davvero, è una cosa squilibratissima quella. Ma tantissimo, perché uno alla fine dovrebbe essere Farming World, ma alla fin fine è il mondo dell'allevamento, perché. Cioè, è la cosa davvero più. Io all'inizio ho fatto tutto con. Le verdure. Ma dopo un. Cioè, quando ho iniziato a usare l'allevamento, ho detto: ma. Cioè, è troppo sfalsata questa cosa qua. Come giochino è carino, devo dirvi. Però era molto da calibrare. C'erano da vedere un po' di cose. Gli edifici non si possono ruotare. Ma dico, ma è possibile? È possibile che gli edifici non si possano ruotare? Ah, quando sono maturi i polli si possono vendere al mercato. Quando sono vecchi iniziano poi a perdere di qualità e perdono di qualità anche perde di qualità anche la carne. Ci cioè, guardate, altri 23.900. Altri 23.900. Cioè, abbiamo già più soldi di quanti ne avevamo in partenza in niente. Cioè, avessimo contato solo sul. Ah, c'è la malattia qua. Ha iniziato a svilupparsi la malattia. E quindi sarà un pochettino più. Cioè, sarà meno produttiva. Perché ci sarà una parte delle caselle che verranno colpite dalla malattia. Tipo questa è stata queste sono state colpite dalla malattia. Quelle che vedete che sono più basse. E. Stellina. E quindi è un po' una grana. Mentre i polli no, non sono affetti da questo. Proprio no. Ma vale per i polli come per le altre cose. Qui adesso io il trattamento di questi non li ho mai usati, nel senso tipo quelli per fare le marmellate o il fiorista, perché costano anche un sacco di soldi rispetto che
a questi qua. Ma non danno comunque tanti soldi, scusate questo mezzo sbadiglio. Non danno comunque così tanti soldi con quella roba là. Proprio no, proprio no. Fermiamoci un attimo e vediamo quanta roba abbiamo. Altra carne di pollo? Altri 31.000. Qua abbiamo delle... Le uova iniziano a essere di qualità inferiore, quindi ci pagano meno soldi. A parità di quantità, diciamo. E anche i polli iniziano a diminuire di qualità. Però ci rimane solo, cioè, ci rimane solo un quintale di polli, quindi direi che ci facciamo finire ancora questo quintale di polli e poi... Cioè, guardate ragazzi, siamo già tipo a 100.000. Una cosa su... Qua le carote sono morte tutte nel frattempo. Fossimo rimasti dietro le carote, banotte al secchio. Qua c'è poi anche la dicotomia tra biologico o chimico. Nel senso che se... Ah, ecco, qua in questi casi in alcuni tipi di raccolti bisogna farlo manualmente, quindi ci sono dei lavoratori a mano, diciamo. Dicevo, il biologico te lo pagano di più. Però ti muore più raccolto, mentre il chimico te lo pagano di meno, ma ti muore meno raccolto. Ma io posso anche comprarlo questo, se Dio, eh. L'aratura, tanto. Ok, usiamo del fertilizzante biologico. Espandi fertilizzante, sì, l'ho comprato, tanto si usa un sacco. E adesso non ci stanno più edifici, cioè... mezzi di trasporto. Bisognerà poi costruire un altro garage per farceli stare. Ma tra l'altro il comodo è che quando li acquisti non è che ti consumano meno benzina o costano un tot ogni tanto, no? Possiamo metterla a 18% per il castagno? No, 0%, ma che cioè? 72,50. Questo cos'è? 77,20. Questo 99,62, forse è meglio. Sì, andiamo di garofani, 3 stelle, ma sì. Tanto ne abbiamo ancora un po' di stelle. Andiamo. Adesso è di facile perché in quello normale è un casino, nel senso che durante l'anno puoi mettere davvero pochissima roba e puoi mettere pochissima roba e ci sono un sacco di periodi dell'anno in cui non puoi fare nulla. Poi dipende anche dalla mappa che hai scelto all'inizio, perché il clima influisce tantissimo. Tipo io ho scelto l'Italia che è un paese abbastanza a metà. Nel senso che ha un po' di inverno freddo, però ha anche il... Ha anche... cosa che volevo dire? Le carote, guardate, niente ci facciamo di quelle carote. Ah, la carne di pollo inizia a valere poco. Perché... Ah no, ma... Perché ci danno così poco? Boh. Forse ci conviene vendere via tutto qua. E mettere del pollame nuovo qua. Ma l'ho ucciso. Non ci sono più quei polli, sai? Ma dovrei averli venduti tutti, eh. Ma... Mi sto perdendo qualcosa. Quelli non posso venderli più perché sono vecchi. Ok. Ma... Ah no, non abbiamo più di porco, ma che cazzo?
Ah, mi era già successo una volta una roba del genere. Che allora avevo tipo dovuto lasciare morire. È perché è un po' buggata come cosa. Poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Vabbè, adesso mi muoiono i polli. Dovrebbero. Sì, ma me li voglio far morire tutti gli animali. Morite, morite. Adesso che sono affamati, ma falli morire tutti. Ok, adesso possiamo mettere gli altri animali. Ogni tanto si buggano, secondo me. 4.000 e ci frutta un fracco di roba, però. Quella vena è ancora là. Dicevo, c'è il... questa cosa che è il quartiere generale del computer. Che è invece come se fosse un altro giocatore, perché anche lui fa delle cose così. Ed è dall'altra parte della mappa, in pratica. Cioè, se noi ci spostiamo così, alla fin fine arriviamo al nostro quartiere generale. No, dov'è? Ah, eccolo qua, infatti. Siamo sulla stessa mappa. E si espande poi, ma non mi è molto chiaro il perché. È una cosa che non ho capito granché. Devo confessarvi. Perché... Boh! Non ho capito cosa serve. Comunque, oltre a questo, poi ci sono un sacco di... Cioè, possiamo fare le strade. Ci sono un sacco di cibi diversi che si possono produrre. Vabbè, fertilizzanti, pesticidi, gli animali, ci sono un sacco di animali che si possono utilizzare, che vanno dei prodotti diversi. Spazio necessario, sale questo di plastico. Ma dava anche tipo il prodotto che dava. Tipo le galline fanno le uova. E... Ah no, qua, ecco, uova di struzzo, alcuni invece non danno niente, latte di capra qua. Poi qua ci sono tutti gli stabilimenti, ci sono quelli per immagazzinare cibo, diciamo, i garage, le rimesse per gli aerei, ci sono gli edifici per far stare gli animali delle varie taglie, le serre, che non ho ancora capito bene come funzionino, e gli stabilimenti produttivi che sono per trattare certi tipi di vegetali. E certi tipi di frutti, certi tipi di animali, tipo qua il latte. Fa il latte, abbiamo l'impianto di pastorizzazione, ecco. Mentre invece per le uova credo che non ci sia niente. Ma per la carne sì. Qui c'è il mulino, che serve per i cereali e i panifici, tutto in grande, medio e piccolo. Ci sono i veicoli qua che si possono comprare, tutti i tipi di veicoli e i braccianti che si possono sbloccare e assumere. E boh. Credo che per questo video possa essere tutto. Spero che questo video non vi sia dispiaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video molto presto. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!